Il registro dei tumori degli animali, un elenco per gli animali feroci, ma anche un numero verde per segnalazione della presenza di randagi. C'è anche questo nella legge regionale sul rispetto del benessere degli animali d'affezione e contro il randagismo, approvata dall'Aula del Consiglio regionale a come relatore il generale Carmine De Pascale di De Luca Presidente. L'importante previsione è il registro tumore degli animali, che obbligatoriamente si interfaccerà con il registro tumore degli umani e che ci darà dei dati importanti per conoscere questo fenomeno, questa malattia così pericolosa sul nostro territorio. Lo spirito è anche quello di svuotare i canili e di consentire una più rapida adozione degli animali catturati, che da oggi dovranno essere prima cippati, sterilizzati e curati dall'ASL, poi collocati nei canili come ultima ratio. Tra gli interventi in aula a favore anche quello di Luigi Cirillo del Movimento 5 Stelle. Finalmente si va ad istituire un numero verde regionale che consentirà a un cittadino che trova un animale ferito, vagante per strada o avvelenato, di saper sempre a chi chiamare. In definitiva, dunque, da oggi la regione Campania è più amica degli animali. De Pascale ne è convinto. Si è più amica degli animali perché abbiamo approvato una legge sulla quale io ho lavorato tanto tempo insieme, soprattutto ai servizi veterinari dell'ASL numero 1 di Napoli, ma è una legge che mira principalmente a garantire il diritto agli animali, e a tutelare gli animali, a stabilire un rapporto di convivenza, un buon rapporto di convivenza tra le persone e gli animali. E come sappiamo, ormai ci sono tante famiglie che hanno nel loro ambito un animale domestico e che ha la loro funzione affettiva è molto importante.